Ciao a tutti amici di BCTV, innanzitutto lasciatemi incominciare con un ben trovato chi? E ovviamente a Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio e buonasera a tutti gli amici a casa. Perché ben trovato perché la scorsa settimana non era in questo studio, era andato a fare il filmato del Palio del Reciotto, tra l'altro filmato web che ha avuto un enorme successo, nel senso che 3200 visualizzazioni su YouTube, è davvero vi dobbiamo dire grazie, il filmato praticamente di fatto più visto in Italia, insomma, essendo è stato pubblicato molto rapidamente il giorno stesso della corsa. E davvero dobbiamo dire grazie perché penso che la ragione di queste visualizzazioni è soprattutto l'affetto. Sapete, penso che i nostri spettatori davvero abbiano a cuore BCTV perché, insomma, come professionalità dobbiamo ancora fare molta, molta strada. Stiamo lavorando giorno dopo giorno, ma sono proprio certo che la gente di BCTV ama questa trasmissione, ma soprattutto ama quel bellissimo sport che è il ciclismo. Bellissimo sport che noi come possiamo fare a ricambiare? In una semplice maniera, mostrando tantissime immagini. Questa puntata sarà piena zeppa di immagini. Mostreremo anche un bellissimo servizio a fine puntata che racconta dei giovanissimi, perché è proprio lì che nasce la passione appunto per questo sport. Allora io direi di partire subito con la 100 secondi, tutti gli arrivi uno dopo l'altro, e allora sigla della 100 secondi. Questa era la 100 secondi, abbiamo intravisto Federico Zurlo aver vinto la Milano-Busseto, allora direi di partire subito col servizio, subito con le immagini. Milano-Busseto, Federico Zurlo. A Busseto di talenti ci si intende. 200 anni fa qui nasceva Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori d'Italia e del mondo. La località parmense ha ideato durante l'anno una serie di iniziative per celebrare l'evenienza, e tra queste rientra anche la 64esima Milano-Busseto, una classica del calendario nazionale Elite e Under 23. Di talento, ciclisticamente parlando, ne ha parecchio anche Federico Zurlo della ZALF, vincitore sabato scorso dello sprint che ha deciso questa bella corsa, ben organizzata dallo staff del pedale bussetano, battendo Liam Bertazzo della Trevigiani e Gianluca Mengardo della Delio Gallina. Le opere migliori Zurlo le realizza in bicicletta, ma anche lui ama la musica ed è una sinfonia della vittoria quella che suona tutta la ZALF nel finale di corsa, quando prende in mano la situazione e spiana la strada al successo del Vicentino, che nella sua stagione d'esordio tra i dilettanti può già vantare due vittorie. E state sicuri che ne vedremo ancora.
La storica piazza Giuseppe Verdi fa gli onori di casa e accoglie le fasi preliminari e la presentazione squadre. Al via 176 corridori in rappresentanza delle migliori formazioni d'Italia. Gara subito molto tirata e impegnativa, disegnata tra i continui su e giù delle colline piacentine e parmigiane. La fuga più importante della giornata è promossa da 10 corridori. Sono il kazako Nikitin della Named Ferroli, il bielorusso Batsku della Podenzano, Fiorenza della MGK Vis, il bergamasco Masnada della Kolpak, Tognatti e Bartelloni della Zalf, Azzolini della Viris, Gallio della Delio Gallina, Bacci della Vibert Italia e Larentis della Gazzera Videa. Una foratura mette fuori causa Bartelloni, quindi poi restano in 9 al comando, con Batsku che prevale nella sfida per i traguardi GPM. Dopo l'ultima discesa da Trabiano Castello vanno via via a rientrare nuovi corridori sulla testa della corsa, fino a quando, ad una quindicina di chilometri dalla conclusione, il gruppo principale, forte di una sessantina di atleti, si ricompatta. Finale convulso, con diverse cadute, guardate un po' com'è ridotta la bici del povero Davide Martinelli, fortunatamente per lui solo tanta paura, anche se è la Kolpak ad essere letteralmente decimata da una caduta di massa a pochi chilometri dalla conclusione. A quel punto è la Zalfiora a prendere in mano le redini della corsa nei tre giri conclusivi intorno a Busseto. Ritmo altissimo e treno perfetto per un superlativo Federico Azzurro che mette in fila senza storia tutti gli avversari. Completa la festa in casa Zalfi il quarto posto di Paolo Simeon, poi piazzati Mazzetto, Meggiorini, Viola, Buzzi, Raffaele e il bergamasco Mauro Marcassoli della Palazzago. Ma per chiudere sentiamo la soddisfazione del vincitore. Ma una grande vittoria, devo ringraziare la squadra che eravamo in superiorità numerica, a meno 20 dall'arrivo ci siamo messi davanti e da lì non ci ha passato più nessuno. Devo ringraziare Simeon, Milani, Rossi, Tognatti, tutti, adesso dimenticherò qualcuno anche, però veramente la squadra ha fatto un eccezionale lavoro e non potevo non mancare il successo. Questa era la Milano-Busseto, gara che si è corsa al sabato, ma Giorgio, come è andato il weekend delle corse di questa categoria, gli Under 23, magari un punto della situazione di questa categoria? Sì, io farei proprio un punto, visto che abbiamo già diverse gare che si sono svolte, a partire da questa Milano-Busseto vinta da Azzurro, davvero uno straordinario inizio di stagione per lui, anzi uno straordinario debutto nella categoria dilettanti, visto che lui è un primo anno ed è considerato uno dei migliori talenti del nostro ciclismo. Ma direi che è davvero tutta la Zalf che ha avuto una partenza molto forte quest'anno. Infatti oltre al successo di sabato di Zurlo poi si è ripetuta ancora domenica con Gianluca Leonardi a Reda e poi ultima proprio ieri con Zordana Castellon Fibocchi dove ha preceduto Villella e Consoni della Kolpak. Con queste ultime tre vittorie sono addirittura 9 il bottino di successi della Zalf Desire Fior. Bene sta andando la Kolpak che oltre a quei piazzamenti che già abbiamo nominato era andata a bersaglio 2 volte con Ruffoni, una con Marcelli e una volta con Orrico. Ottimo anche il cammino della Trevigiani che proprio domenica scorsa si è ripetuta vincendo l'internazionale trofeo Piva a Castel San Martino con Scartezzini. E direi che le sorprese più belle di questo avvio di stagione dilettanti sono rappresentate sicuramente da la Delio Gallina che ha vinto lunedì l'ultimo successo con Mengardo al Gran Premio Montanino e poi sicuramente la Bedogni Monsumanese, in particolare con il trentino Luca Benedetti che ha già raccolto 4 successi, l'ultimo proprio domenica scorsa a Città di Castello. La Marchiol, dopo il grande avvio di stagione, ha un po' frenato in questo periodo, mentre sembra davvero aver ingranato la marcia giusta la Viris Maserati, in particolare il suo velocista di punta Nicolò Bonifazio, che domenica è andato segno a Pregnana Milanese. Sulla buona strada sono sicuramente General Store e Named Ferroli, mentre attendiamo ancora il primo colpo della Palazzago Fenice. E poi direi che da qui alla fine terrei d'occhio sicuramente la Mastro Marco con il plurivincitore Bettiol e tutti gli altri giovani che ha in organico. Beh, questa è una panoramica davvero completa di questo primo scorcio di stagione. Io direi proseguire la trasmissione, vedremo se la Mastro Marco andrà davvero bene come hai detto. È il momento della rubrica che racconta le 5 cose più belle della settimana. Beh, ecco la sigla della Five Up. Qui
Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per Tony Longo, biker della TX Active Bianchi, che in questo avvio di stagione ha dimostrato di essere l'atleta più in forma del top team bergamasco e si è confermato domenica scorsa vincendo la Gran Fondo delle Terme a Montecatini, mettendo in fila Mirko Celestino della Avion Axevo e il compagno Leonardo Paez. Al quarto posto l'allievo Sergei Rostozev, che dopo una serie di piazzamenti ha finalmente centrato la prima vittoria della stagione, imponendosi alla grande sul traguardo di Mariano Comense, superando due ossi duri del calibro di Alan Giacomelli della Brembillese e Ottavio Dotti della Molinello. Terza posizione per l'allieva Silvia Persico della Valcar PBM, anche lei alla prima affermazione stagionale dopo una serie di piazzamenti sul podio. Con una volata bella e astuta si è imposta sul traguardo di San Bassano, precedendo Elena Bissolati del Pianeta Rosa e la compagna Miriam Vece. Secondo posto per Arianna Fidanza dell'Eurotarget Steel Bike, ancora segno, ancora migliore juniores nella gara di San Bassano. Se la vittoria assoluta è andata all'under Simona Bortolotti, la forte atleta bergamasca ha fatto valere ancora la sua legge nella volata del gruppo contro avversari di rango del calibro di Coffinardi e Grillo. E la prima posizione della nostra 5 Up è per lo junior Paolo Ghilardi della ciclistica trevigliese, che domenica scorsa ha centrato il successo nella classica Novara Suno, precedendo Michele Trinca Colonel della Massi Supermercati. Per l'atleta aerobico la conferma di un buon avvio di stagione, dopo diversi piazzamenti su strada e in pista. Questa era la 5 Up, ma adesso entriamo nel dettaglio di tutte le corse che abbiamo seguito per voi. Cominceremo con la corsa juniores di Correzzana, poi le tre gare femminili di San Bassano e a seguire le due gare per esordienti di Calusco d'Adda. Partono ora i servizi. Prima vittoria nella categoria juniores per il giovane piemontese Federico Burchio della Biassono Lion Cycling, che si è imposto domenica scorsa sul traguardo di Correzzana battendo allo sprint Riccardo Terruzzi del Team Giorgi e Samuele Bianchi del Canturino. Percorso vallonato con un circuito da ripetere 8 volte, nonostante la concomitanza con altre gare, su tutte l'internazionale di Loano, si presentano al via 96 atleti per un parterre di partenti di buona qualità. Prime fasi di studio, poi il primo vero allungo lo promuove il comasco Alessio Fornoni della Cremonese, che rimane in avanscoperta per un paio di tornate. Proprio prima del quinto passaggio dal GPM di Brugora va al contrattacco Federico Burchio. Coraggiosa e insistita l'azione del giovane torinese, già protagonista un anno fa tra gli allievi. Lo insegue un gruppetto e nel corso del sesto giro al comando si forma un bel drappello di 20 corridori, con le principali formazioni rappresentate. Tra i più attivi davanti Federico Salvetti del Team Aurea, che fa incetta di traguardi GPM. Vantaggio massimo degli uomini di testa 1 minuto e 2 secondi al chilometro 80, poi il gruppo si riavvicina e da allora a più riprese qualcuno prova l'attacco. Prima Bellini della LWF insieme a Cattaneo del Giorgi, poi il cremonese Pedretti ed infine ancora Bellini, che parte ai meno 2 km ma viene rassorbito ai 600 metri dal traguardo dal gruppo praticamente tornato compatto. Parte lunga la volata sul rettilineo in leggera ascesa di Correzzana. Esce troppo presto il marocchino Goldune della Bergamasca, perde potenza nel finale e allora parte come un fulmine Burchio che brucia anche Terruzzi, ancora una volta piazzato e ancora in cerca del primo successo della stagione. Buoni piazzamenti per Omar Pizzioli, sesto, Francesco Locatelli, settimo e il generoso Goldune, alla fine ottavo. Lucian Buga della Biassono si è aggiudicato la maglia di campione provinciale di Monza e Brianza. La massiccia presenza di atlete under nelle gare junior è il leitmotiv di questo scorcio di stagione ed ecco quindi che questa compresenza fa sì che di vincitrici ce ne siano due. Chi si è aggiudicato il trofeo Ernesto Cavalli Camice? Beh, innanzitutto Simona Bortolotti della Futon Servetto, che con le sue doti da Chrono Woman ha deciso di piantare lì il gruppo e a farsi una fuga di circa 30 km per poi arrivare solitaria. Brava! Dietro di lei, invece, a 20 secondi si scatena la bagarre per la volata. A centrostrada parte il treno Vecchia Fontana. Arianna Fidanza esce forte a destra, Sara Coffinardi a sinistra e a vincere ancora lei la portacolori dell'Eurotarget Fidanza, che inanella la seconda vittoria consecutiva tra le junior.
Seconda una ammaccata Coffinarde che arriva con tanto di ginocchio sanguinante. Terza Natasha Grillo in una gara dove le cadute hanno fatto vittime in lustro, soprattutto per le due under della Cipollini, Pavin e Stricker. Per quest'ultima infatti si parla di sospetta frattura dello scafoide. Ma andiamo ora a sentire le parole della vincitrice junior, Arianna Fidanza. Arianna Fidanza, un inizio di stagione davvero strepitoso. Seconda vittoria consecutiva tra le junior, superba volata qui a San Bassano. Sì, sono davvero contentissima. Mi aspettavo di partire bene perché comunque quest'inverno mi sono preparata bene, sono stata attenta a tutto perché quest'anno voglio fare una bella stagione. Devo ringraziare ancora una volta tutte le mie compagne che davvero mi aiutano tantissimo e penso che essere un gruppo unito vuol dire tanto. E sono contenta perché ha fatto anche una bella volata, sono partita a 200 metri e sono anche contenta perché ha vinto anche Chiara Consonni negli esordienti. Cinque podi in tre gare e l'incredibile score della coppia Valcar PBM Silvia Persico e Miriam Vece. Dopo il successo della Vece di Schiavoni è scoccata l'ora di Silvia Persico, che conquista vittoria e maglia di leader della Challenge Freccia Rosa dopo una volata mozzafiato, che ha visto tre atlete tagliare il traguardo in meno di un metro. Dietro la seriana si è piazzata una specialista della pista come Elena Bissolati del Pianeta Rosa, mentre in terza posizione è arrivata appunto Miriam Vece. Bella gara, alta andatura, tanti tentativi di attacco, ma andare via sui lunghi rettilinei di San Bassano era davvero dura, nonostante l'intraprendenza delle allieve lombarde che si sono date battaglia per prendere i primi punti della challenge femminile Freccia Rosa, che proseguirà a Rada Lunga e a Bottanugo nei prossimi mesi. Ma andiamo ora a sentire il commento a caldo della vincitrice Silvia Persico, raccolto dal nostro Fabiano Ghilardi. Silvia Persico, due podi nelle prime due gare, finalmente oggi è arrivata la vittoria. Sì, oggi volevo vincere, alla prima gara ho fatto terza, alla seconda gara ho fatto seconda e oggi ho vinto. Sono molto soddisfatta, devo ringraziare Miriam e tutte le altre mie compagne che oggi mi sono state, cioè abbiamo fatto una bella corsa e nulla, speriamo di andare avanti così anche per le prossime gare. Una volata lunga, ce la racconti? Una volata lunga, 300 metri ero leggermente indietro, poi sono partita e nulla, ce l'ho fatta. Prima vittoria di sempre per l'esordiente Chiara Consonni, che nel lunghissimo rettilineo di San Bassano mette in fila tutte le sue avversarie e arriva a braccia alzate, così come la sua compagna di squadra dell'Eurotarget Steel Bike, Martina Fidanza, quarta. La gara, il trofeo Ernesto Cavalli Camice, valevole come prima prova della challenge femminile Freccia Rosa, è stata condotta ad una buona andatura lungo le vie pianeggianti della campagna cremonese. All'ultimo giro prova a partire proprio Chiara Consonni, ma viene prontamente ripresa dal gruppo. Ma per la giovane atleta non è un problema. Nel lungo sprint infatti alla meglio sulla primo anno Elena Pisu del Cadeo Carpaneto, al secondo podio consecutivo dopo la vittoria di Montevarchi. E poi anche sulla portacolori della cremonese gruppo Arvedi, Anna Pedroni, terza. Da segnalare delle brutte cadute che hanno coinvolto anche le due atlete del Villongo, Alice Ruggeri ed Elisa Paganelli. Sempre per il Villongo, buono il nono posto di Emma Paganelli. Ma andiamo ora a sentire le parole della vincitrice raccolte dal nostro Fabiano Ghilardi. Chiara Consonni, prima qui a San Bassano. Hai provato ad andare via alla fine del penultimo giro, ti hanno ripresa e hai dovuto rifarti in volata. Sì, ho provato a scattare con la mia compagna di squadra il penultimo giro, proprio alla fine, come ci avevamo già organizzato un po', e la fine è stata così, mi sono trovata davanti, continuavano a scattare, io non sapevo cosa fare. Una volata lunga però l'hai fatta sempre in testa e hai vinto quasi per distacco. Sì, non pensavo neanche io di, non mi aspettavo di vincerla, la dedico un po' a tutti i miei genitori, tutta la mia famiglia e il mio direttore sportivo e le mie compagne di squadra. Si è aperta con lo squillo del cremasco Anselmo Francesconi la stagione bergamasca degli esordienti. Nella tradizionale prova inaugurale di Calusco, valida come 44esima medaglia d'oro polisportiva caluschese, il portacolori da Luci Cremasca si è imposto tra i ragazzi del 2000, precedendo in volata Marco Previtali e Paolo Rocco, al termine di una gara risparmiata dalla pioggia a cui hanno preso parte 59 corridori.
A differenza di quanto fatto una settimana fa a Rovato, quando Circolazione a Finisterre a un chilometro dall'arrivo, salvo poi essere riassorbito dal gruppo, questa volta Francesconi ha aspettato lo sprint. Una scelta che si è rivelata azzeccata. Nonostante i tre passaggi sul Baccanello, l'ultimo dei quali a 3 km dal traguardo, i giochi si sono decisi sul viale d'arrivo, dove si sono presentati tre corridori affiancati: il bresciano Rocco sulla destra, sulla sinistra il portacolori della Marco Ravasio Previtali, e al centro Anselmo Francesconi, capace di rifilare ai suoi avversari una bicicletta di distacco. Rimonta solo sfiorata per Simone Pianetti, che si è classificato quarto a pochi centimetri dal podio. La sua squadra, l'US Paladina, si è consolata però con il trofeo per la società meglio rappresentata nell'ordine d'arrivo, grazie anche al nono posto di Marcello Mazzoleni. Tra i 10 anche Pasquale Giordano, Fabio Chiodini, Andrea Berzi, Zaccaria Galdun e Marcus Migli. Dopo quella di Francesconi, un'altra casacca azzurra è sfrecciata sul traguardo di Calusco. Tra gli esordienti classe 1999, a vincere è stato Luca Biffi, portacolori dell'Almeno San Bartolomeo in presa rotta Nodari. E si può parlare a ragione di freccia azzurra, visto che allo sprint il 14enne di Zogno è stato inarrivabile per tutti, non solo per Lorenzo Putti, che forse è partito troppo presto, ma anche per Lorenzo Davini e per il milanese Mirko De Palma, che gli si erano incollati alla ruota negli ultimi 150 metri. Un altro epilogo allo sprint, dunque, nonostante il tracciato di 36 km prevedesse 4 volte il Baccanello, una salita breve ma che lo scorso anno spianò la strada all'attacco di Davide Baldaccini. Questa volta invece 57 ragazzi al via hanno marciato compatti dall'inizio alla fine. I pochi che hanno avuto il coraggio di mettere il naso fuori dal gruppo sono stati ragguantati nel giro di un paio di chilometri. Tutto si è quindi deciso sul rettilineo finale, dove Luca Biffi ha saputo sfruttare la volata lunga di Lorenzo Putti, involandosi verso la sua prima vittoria stagionale dopo le tre conquistate nel 2012. Alle sue spalle, oltre già citati De Palma, Davini e Putti, si sono piazzati Francesco Sturini, Michele Valtolini, Stefano Savio, Paolo Castelli, Leonardo Chinosi e Daniele Donesana. Grazie al terzo posto di Davini e al settimo di Savio, il trofeo per la società con più atleti nella top 10 è andato alla Polisportiva Albano. E abbiamo visto gli esordienti a Calusco, ma domenica gli esordienti hanno corso anche a Breno, in Valle Camonica. Segnaliamo tra il primo anno la vittoria di Lorenzo Salvetti della Fulgor Seriati, sesto posto per il suo compagno Paolo Roveri. Appuntamento importante sempre domenica anche per la categoria Juniores con l'internazionale trofeo Città di Loano. Vittoria di Simone Velasco della Work Service Brenta davanti a Ruppiani e Bagioli. Sfortunato il bergamasco bergamasca Luca Merelli, che è stato vittima di una caduta proprio ai 200 metri mentre si stava giocando un posto sul podio. Peccato. Alla fine ha concluso al sesto posto, settimo Lorenzo Rota dell'Aurea e nono Simone Guizzetti del Giorgi. Due risultati anche di mountain bike: si è corsa a Medole la Sufgarda Bike, vittoria di Franz Hofer davanti al bergamasco Marzio Deo. Mentre tra le donne ha vinto Lorenza Menapace, terzo posto per l'orobica Simona Mazzucotelli della Massi Supermercati. Si è gareggiato anche a San Paolo d'Argon per l'Orobie Cup, vittoria assoluta di Andrea Giupponi davanti all'ex professionista Eddy Mazzoleni. Tra le donne ha primeggiato Mara Fumagalli, seconda Chiara Teocchi e segnaliamo anche la bella performance di Cristian Boffelli, quinto assoluto e miglior juniores. Queste dunque tutte le notizie di questo ricchissimo weekend, ricchissimo di immagini, ma avevamo promesso i giovanissimi a Durniano. Allora a me non resta che salutarvi, dopo di me ci sarà una clip di 2 minuti bellissima. Beh, un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre, arrivederci alla prossima e godetevi quest'ultima clip. È bellissima. Grazie a tutti.
Ti parto e poi vai G1 e G2. G2.